che vedete dietro di me è uno dei miei libri preferiti di quando ero una bambina, Barba Papà Artigiano. Ho perso il conto delle ore in cui ho sognato, guardando i vari barbacosi, come interpretavano i diversi modi di fare artigianato. Chi faceva la tessitura, chi faceva la battitura del ferro, chi soffiava il vetro. E io, da piccola, totalmente affascinata da questa capacità trasformativa e creativa dell'umano, così ben raccontata dalla famiglia Barba Papà. Tutta questa affascinazione si è tradotta nel fatto che praticamente oggi con le mani non so fare nulla, ma in un certo qual modo sono diventata una sorta di vestale dell'artigianato italiano e da 10 anni lavoro con loro, entro nei laboratori, ascolto le loro storie e provo a mia volta a raccontarle al meglio, in modo da trasmettere a più persone possibili la fascinazione per questo mondo che è contemporaneamente antico e così moderno. Un'altra cosa che ho imparato è il fatto che è difficilissimo riuscire a vedere il risultato finale quando il pensiero, l'idea, è ancora in nuce. Contrariamente a quanto faceva benissimo Michelangelo, che quando entrava nelle cave di marmo di Carrara, dove noi vediamo semplicemente un pezzo di pietra, lui vedeva già l'opera d'arte finita. Purtroppo noi comuni mortali non abbiamo questa capacità e se vogliamo vedere raggiunto un obiettivo, un'idea che ci siamo prefissi, abbiamo bisogno di passare per un processo che comprende principalmente 3 fasi, che sono ideazione, progettazione e realizzazione. Guarda caso, queste 3 fasi sono proprio quelle che si verificano quotidianamente da centinaia, se non da migliaia di anni, nei laboratori degli artigiani. Ma attenzione, quello che vediamo messo in atto non è la tecnica in modo pedissequo e ripetitivo, sono bensì delle pratiche che prevedono la capacità di attivare la voglia di trovare le soluzioni e delle strategie di problem solving. Ecco perché un artigiano non vi dirà mai questa cosa non si può fare, ma dirà sempre troviamo il modo di farla. Questa capacità di attuare le tecniche di problem solving sembra sempre più interessante al giorno d'oggi, nel momento in cui ci troviamo davanti a un mondo che stentiamo a riconoscere. In un momento storico in cui tutte le nostre certezze vengono minate dalle notizie che arrivano giorno dopo giorno e in cui effettivamente all'orizzonte non sembra di vedere nessuno con delle risposte davvero visionarie per rispondere alle domande importanti che il futuro ci pone. Ecco perché, per fortuna, ci viene incontro ancora il Made in Italy, quello vero, fatto delle piccole aziende produttive che innervano il nostro territorio e che, pur nell'oggettiva difficoltà in cui anch'essi si trovano, non smettono di ricordarci l'importanza di rimettersi in gioco, di attuare la capacità creativa attraverso le tecniche del pensiero creativo. Cos'è questo pensiero creativo? È una sorta di occhiale che ci permette di vedere soluzioni là dove gli altri vedono solo dei problemi, tipo la mia cinturina che abbiamo inventato adesso per fissare la cosa perché non si sapeva dove mettere. Grazie. Tutto ciò però ci porta a dire che cosa? Che purtroppo questo pensiero creativo che sarebbe così utile non soltanto in campo lavorativo, ma in qualsiasi momento della nostra esistenza. Nessuno ce lo insegna, questo è il vero problema, e di conseguenza non sappiamo nemmeno riconoscerlo né tantomeno metterlo in atto quando ne abbiamo bisogno. Ecco perché mi sembra un'ottima idea invitarvi a conoscere meglio questo mondo invitandovi a entrare nei laboratori degli artigiani. Prendiamo ad esempio il classico foglio di carta, quella di produzione industriale, che utilizziamo tutti i giorni. Lo diamo per scontato, senza renderci conto che questo foglio in realtà è il risultato di un lunghissimo processo di studio e di tentativi di realizzazione che si sono succeduti nel corso di migliaia di anni.
Qui dentro c'è la storia della produzione artigiana della carta, che parte 3.000 anni fa in Cina, passa attraverso le cartiere medievali italiane e arriva sulla nostra scrivania di oggi. Questa stessa attitudine al studio e alla sperimentazione la vediamo anche nel lavoro del liutaio, sempre alla ricerca dei legni migliori per ottenere un determinato suono dallo strumento che sta creando. Così come anche nel laboratorio di tessitura, che si sforza di trovare uno strumento efficace per rendere anche sul tessuto prodotto dal telaio quel disegno meraviglioso disegnato sulla carta. E come anche nel laboratorio del ceramista, che a partire da un baffo di lepre crea lo strumento che non c'era per tracciare quella linea che altrimenti non sarebbe riuscito a fare con qualsiasi strumento industriale. Queste e molte altre sono tantissime esperienze che ci permettono, da un lato, di renderci conto come viene attuato il pensiero creativo, dall'altra ci permettono di capire l'importanza che queste arti possiedono all'interno di quello che è il patrimonio culturale. Ma lo sapete che il Teatro dei Pupi siciliano è stato definito dall'UNESCO come bene immateriale dell'umanità? Insieme al teatro siciliano, molte altre arti che purtroppo oggi però sono a rischio perché sempre meno persone scelgono di lavorare in questo campo. Abbiamo parlato di UNESCO, quindi è inevitabile parlare di cultura e di domandarci quanta attinenza abbia il mondo dell'artigianato artistico con la cultura. In effetti l'artigianato in questo paese è sempre stato considerato a cavallo tra il mondo della produzione e il mondo dell'arte, ma non soltanto nell'idea di cultura che abbiamo oggi, in quella che è sempre stata l'idea di cultura nel nostro paese. E torniamo a scomodare i grandi del passato che stasera si rigireranno nelle tombe. E parliamo, pensiamo di Leonardo da Vinci, a Michelangelo, a Raffaello, ma anche a Galileo Galilei. Se studiamo la loro storia, ci rendiamo conto che erano persone che, prima di tutto, sapevano lavorare la materia, sapevano utilizzare gli strumenti e quindi in primo luogo erano artigiani, solo poi erano pittori, architetti, inventori e scienziati. Erano dei personaggi poliedrici, in grado di attuare il pensiero creativo, il pensiero divergente, per offrire delle soluzioni rivoluzionarie che hanno lasciato il segno non soltanto nella loro epoca, ma anche nel futuro, il nostro presente. E io mi chiedo, ma quanto sarebbe utile, se non indispensabile, anche oggi tornare a dare valore a figure di questo tipo? A figure che sanno leggere in modo critico gli errori del passato e trovare delle risposte davvero innovative per rispondere a quelle che ci pone il futuro di domani. Ecco che ci rendiamo conto di questa cosa. Sono personaggi trasversali che sono in grado di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione, compreso oggi quello del digitale, che permette di stringere nuove alleanze a livello globale, a livello internazionale, attivando delle dinamiche e delle dialettiche relazionali. L'aspetto relazionale in effetti sembra essere strategico per l'artigianato. È quello che ci ricorda anche Richard Sennett nel suo libro The Craftsman. Sennett dice: il laboratorio è da sempre un luogo sociale. È un luogo dove si stringono dei vincoli tra le persone. Ecco, a me non piace chiamarli vincoli, preferisco chiamarle relazioni. E forse non soltanto tra le persone. In effetti, forse il primo piano relazionale con cui l'artigiano si trova a dover fare i conti è quello con la materia. Da sempre un rapporto di odio-amore. Una sfida continua, che però è quella che ha portato alla creazione e all'innovazione delle pratiche e delle tecniche artigiane così come le conosciamo oggi. Quando il ceramista estrae dal forno i pezzi che ha messo a smaltare, a cuocere dopo averli smaltati, non è mai veramente sicurissimo di quello che troverà aprendo la porta. È vero che la sua esperienza permette di definire con un grado molto alto di approssimazione quello che sarà il risultato finale, ma è vero anche che non è mai sicuro di trovarsi davanti a un piccolo disastro o una meravigliosa sorpresa.
Ma quello che mi chiedo è che non è forse questo il bello del fatto a mano? Non è forse questa la lezione che ci insegna? L'artigiano è sì un demiurgo che dà forma alla materia, ma è contemporaneamente consapevole del fatto che deve comunque lasciarle un margine decisionale. E questo margine decisionale che lascia è forse quello che ci dà il senso del mistero e il fascino dell'oggetto artigianale. E forse in questo equilibrio così conflittuale che si esplica la bellezza del prodotto artigiano, che ci regala sempre la bellezza e la sorpresa dell'indefinito. Abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di cultura, inevitabile è, allargando lo sguardo, arrivare a parlare di territorio e delle relazioni che intrattiene con il comparto turistico. Un aspetto che forse viene molto spesso dimenticato è l'importanza che le aziende artigiane rivestono per questo comparto come elemento attrattivo sia per le grandi destinazioni che per i centri minori. Per esempio a Venezia, tra i tanti, ricordo la famiglia di Battiloro Menegazzo che producono questa incredibile sfoglia d'oro ancora realizzata a mano, gli ultimi in Europa. Se passiamo a una destinazione media come Perugia, troviamo il laboratorio Tessile Brozzetti, le cui imprenditrici da 10 anni non solo esportano i preziosi manufatti realizzati al telaio, ma raccontano anche, sia nel loro laboratorio che attraverso i loro prodotti, buona parte della storia artistica e dell'identità produttiva di Perugia e dell'Umbria. Per arrivare fino al piccolo panificio lucano che si occupa di creare il pane a partire dai grani antichi e prodotti localmente, ma anche di recuperare questi oggetti che sono timbri del pane, degli strumenti che testimoniano la storia e l'antropologia della vita di campagna della Lucania e che venivano usati una volta per timbrare la propria piagnotta e poterla poi riconoscere una volta uscita dal forno comune. Questa stessa importanza dell'identità culturale la riconosciamo dunque anche nel prodotto gastronomico. Sappiamo benissimo che in Italia ci sono feste religiose, riti apotropaici, ricorrenze familiari che vengono festeggiate attraverso i prodotti gastronomici creati apposta per quella specifica occasione. Penso ad esempio alla frutta martorana siciliana, o ai coricheddos sardi, o ancora al San Martino di Venezia, o ai tanti diversi prodotti pasquali o per i morti che vengono realizzati un po' ovunque. Questo prodotto gastronomico è sicuramente un modo meraviglioso di conoscere le tradizioni, la storia, l'arte di un territorio. Ecco perché è utilissimo utilizzare i sensi per conoscere un territorio, quindi il gusto, l'olfatto e la vista. Vista perché l'aspetto estetico è altrettanto importante in questi prodotti gastronomici e ben l'ha recepito il mondo dei social media, che ha visto in questi anni svilupparsi una serie di profili che raccontano le curiosità dei prodotti gastronomici, come in questo caso Pasta Grannis, che racconta appunto le curiosità della pasta fatta a mano. E siccome sappiamo che la curiosità muove l'informazione, e che le dinamiche turistiche si nutrono del passaparola non solo digitale, ma anche analogico, materico, fisico, ecco che negli ultimi anni il laboratorio artigiano è diventato il luogo di incontro tra il design innovativo, il prodotto tradizionale e l'identità locale. Il risultato di questo incontro è una capacità di raccontare il territorio in chiave contemporanea e anche dei souvenir narrativi ad alto contenuto culturale. Ci sono tanti esempi in questi anni che sono usciti, mi piace ricordare il segno artigiano tra gli altri in Val Camonica, ma questa sera vorrei raccontarvi la storia delle brocche della Val di Ledro. Sono dei chiodi, come vedete, che sono stati usati per tantissimi anni per chiodare gli scarponi dell'esercito austro-ungarico. La Valle di Ledro è qui in Trentino e da sempre è nota per la sua capacità lavorativa del metallo. Oggi ovviamente questi oggetti non vengono più realizzati con quello scopo, ma
però sono rimasti come elemento identitario molto forte della Val di Ledro. Ecco perché qualche anno fa è stato lanciato un concorso che si proponeva di, come dire, ripensare questo oggetto in chiave di souvenir territoriale. Il progetto vincitore, lo vedete qui dietro, è Brocchi Fondenti, della designer Monica Maggi, che trovo particolarmente interessante perché, cambiando uno dei fattori della produzione, la materia prima, e quindi passando dal ferro al cioccolato, è riuscito a mantenere, come dire, l'estetica esterna uguale a prima, ma a dare una funzione completamente diversa al prodotto. Ma perché è così importante che il turista entri in relazione con un souvenir narrativo di questo tipo? Beh, è semplice, perché diventa un tassello fondamentale del grande mosaico della comunicazione del territorio in chiave identitaria e culturale. Quindi abbiamo parlato delle relazioni con il turista, ma nel laboratorio artigiano non è lì con una relazione tra umani che si sviluppa. C'è l'apprendista, c'è il fornitore, c'è il cliente, c'è il collega. E in ognuno di questi incontri si sviluppa un dialogo attivo e creativo che porta alla realizzazione del miglior prodotto possibile in termini di equilibrio tra quello che è il desiderio e quella che è la fattibilità. Quindi, a ben vedere, il fare artigiano ci ricorda l'importanza delle relazioni tra le persone come strumento di evoluzione non soltanto del fare progettuale, ma anche della società nel suo complesso. L'artigianato ci riporta in modo rivoluzionario alla luce la necessità dell'umano come centrale anche nel mercato, in un'epoca storica in cui ci hanno convinto che l'efficienza e l'ottimizzazione economica siano le uniche strade percorribili. Questa centralità dell'umano ce la spiega molto bene Giancarlo, stampatore di Vicenza. Mio nonno mi ha lasciato in eredità non solo questa bottega e il saper fare di stampatore, ma soprattutto la consapevolezza che il vero obiettivo del mestiere dell'artigiano è l'incontro con l'altro, nel mio caso con l'artista. Solo nell'incontro con l'altro si esplicano quelle attitudini del DNA artigiano di cui il laboratorio è ottima palestra di esercizio. Ecco dunque che il laboratorio artigiano non è solo storytelling, ma è veramente il luogo dove si mettono in pratica le migliori energie di cura e di crescita delle relazioni con l'altro, con la materia e con il territorio. Territorio che abbiamo capito a questo punto essere per l'artigianato sia nutrimento sia contemporaneamente un frutto a livello di contenuti culturali, antropologici e produttivi. Prendo a prestito ancora le parole di Giancarlo per ricordare come l'artigianato sia sì fatto di regole, ma a volte queste regole possono essere dimenticate. E nel momento in cui fantasia e improvvisazione prendono il sopravvento, rendono ogni progetto non solo più magico, ma anche più possibile. Non mi resta che salutarvi augurandovi di rendere più magico e più possibile anche ogni vostro progetto. Grazie e buon viaggio nell'artigianato italiano.